siamo, dovremmo essere in diretta. Buongiorno a tutti, benvenute alle autorità presenti qua in sala insieme a noi, a quelle in collegamento, benvenuti a tutti i nostri ospiti e a tutte le persone che ci stanno guardando in diretta praticamente da tutta Italia, perché stiamo assistendo oggi a una grande innovazione. Oggi infatti con questo incontro parliamo del primo, ecco mi hanno tolto la slide, del primo condominio di autoconsumatore collettivo da fonti rinnovabili. In pratica il condominio di cui parliamo oggi, che è stato inaugurato qua a Pinerolo, è un passo oltre verso una transizione energetica e ecologica della nostra società, perché questo edificio è stato ristrutturato ovviamente per essere un edificio a basso consumo, quindi già di per sé ha bisogno di meno energia. In più è stato concepito per essere autoconsumatore dell'energia che produce, quindi grazie a tutta una serie di sistemi tecnologici di cui parleremo oggi, questo condominio consuma al 90% energia da lui prodotta, e questo dà tutta una serie di vantaggi, innanzitutto ambientali, perché si aumenta ulteriormente la potenza da fonti rinnovabili del nostro pianeta, del nostro nazione, si riduce la dispersione energetica proprio perché si consuma la propria energia, vantaggi economici perché si risparmia e vantaggi anche sociali perché, come dire, si fa parte di una collettività che si prende carico e si dà una strada verso una maggior sostenibilità. Non voglio però anticiparvi oltre perché questi saranno i temi che affrontiamo oggi con i nostri relatori. Iniziamo però dall'inaugurazione, diamo un occhio al condominio. Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui per inaugurare il primo condominio d'Italia che operativamente sia stato realizzato e che rappresenti un autoconsumo, un'autoproduzione, un altro consumo collettivo da parte dei condomini. Questo condominio risparmia il 90% dell'energia rispetto a prima. Voi immaginate, consumando soltanto il 10% dell'energia rispetto a prima, se questa cosa che noi abbiamo realizzato per primo in Italia fosse estesa a tutti i condomini d'Italia, cosa potrebbe succedere? Cioè potrebbe essere un tassello importantissimo della transizione energetica alla quale stiamo puntando come nazione. Sono molto soddisfatto e contento del fatto che questa grossa innovazione, la prima innovazione d'Italia, sia venuta a Pinerolo. Ritengo che Pinerolo, per questa iniziativa e per altre iniziative che sono state fatte e che si stanno facendo, stia diventando un po' la capitale della transizione energetica nazionale. Questo penso sia uno di quei casi virtuosi in cui la politica ha fatto presto e bene e la società civile ha recepito presto e bene, dimostrando che tra l'altro burocraticamente abbiamo fatto un qualcosa che non è complicato. Quindi questo è veramente un momento storico che segna l'inizio di un cambiamento concreto e reale potenzialmente per 20 milioni di italiani, perché 20 milioni di italiani abitano in condomini che mediamente perdono il 60% dell'energia e qui, come avete ascoltato, possiamo salvarne il 90%. Quindi veramente qui rovesciamo la piramide energetica, ridistribuiamo la ricchezza, questa è la parola chiave, ridistribuiamo la ricchezza, che ne abbiamo un bisogno enorme. Il saper fare sarà una delle caratteristiche essenziali per poter usare bene i soldi che arriveranno dall'Europa e dal recovery, non solo, ma anche dalla programmazione 21-27. Su questa zona, la zona del Pinerolese, certamente saper fare è una delle caratteristiche salienti. Quindi realmente abbiamo la possibilità di cambiare il corso della storia di questa nostra provincia. Quindi io penso che prossimamente avremo delle grandi soddisfazioni, non solo dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, ma anche dell'occupazione, perché rilanciare l'edilizia, per esempio, è uno dei compiti essenziali non solo del 110, ma di tutta la strategia che si sta mettendo in piedi sul green. Quindi forza Piemonte, forza Pinerolo, e senz'altro risultati arriveranno. Grazie mille. Io, più che in qualità di sindaco oggi,
Io vorrei parlarvi in qualità di azionista di maggioranza pro tempore, ma pur sempre azionista di maggioranza di Acea Pinerolese Industriale. Appio è una società che prevalentemente gestisce servizi pubblici, gestisce la raccolta dei rifiuti, gestisce la distribuzione dell'acqua, gestisce la distribuzione del gas, lo fa in maniera efficiente, lo fa in maniera efficace, genera utili per i comuni, ma non solo, è in grado di fare innovazione, è in grado di arrivare per prima quando fa innovazione, sia nel campo dell'efficientamento energetico, sia nel campo della produzione di energie rinnovabili, che non è il tema di oggi. Ecco, quindi c'è un posto in Italia, c'è un posto in Piemonte, c'è Pinerolo e Pinerolese, c'è Pinerolese Industriale che come realtà pubblica, e ci tengo a sottolinearlo, riesce a raggiungere dei risultati addirittura prima di probabilmente realtà private, che saranno tante, che fanno questo tipo di interventi qua. E io credo che questo territorio, anche grazie ad altre iniziative che stiamo portando avanti, si farà sentire sicuramente nei prossimi anni. Grazie. E questa era l'inaugurazione di questa mattina, dove abbiamo già sentito alcuni interventi degli ospiti che seguiranno. Ora però andiamo più nel dettaglio, dal punto di vista tecnico e tecnologico, del funzionamento di questo condominio. Vediamo il suo cuore energetico. Benvenuti in via della Cittadella 19 a Pinerolo. Il condominio alle mie spalle è l'esempio di un efficientamento energetico del progetto Energeia, joint venture tra le aziende Acea Pinerolese Energia e Tecnozenit. Inoltre lo stesso edificio è demo case di un progetto europeo nell'ambito di Horizon 2020 denominato Build It, ed è orgogliosamente il primo autoconsumatore collettivo d'Italia grazie all'impianto fotovoltaico installato in copertura. Dal punto di vista dell'involucro edilizio, l'edificio è stato isolato mediante la tecnologia della facciata ventilata. In particolare, questa facciata ventilata prefabbricata è stata sviluppata durante il progetto europeo Build It e consiste in due strati di isolante in lana di roccia ed ha una finitura con piastrelle in gres. Tra lo strato di isolante e le piastrelle si trova l'intercapedina aerata che consente di realizzare appunto la tecnologia della facciata ventilata. Sempre dal punto di vista dell'isolamento dell'edificio sono stati sostituiti tutti i serramenti del condominio in modo tale da poter abbassare quanto più possibile il fabbisogno di energia termica e di raffrescamento proprio dell'edificio stesso. Qui siamo nella centrale termica del condominio di via Cittadella 19 a Pinerolo, centrale termica in cui convergono le tubazioni derivanti dalla copertura dove si trovano la pompa di calore e l'impianto solare termico. In particolare le tubazioni che arrivano dalla pompa di calore qua trovano il loro circolatore elettronico e l'accumulo inerziale che funge da volano termico. La pompa di calore viene utilizzata nel sistema di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo. Inoltre troviamo le tubazioni del solare termico, i pannelli solari posti in copertura, sono collegati e giungono qua attraverso le tubazioni, dove anche qua troviamo il loro circolatore elettronico e il serbatoio di accumulo. Nella centrale termica troviamo anche la caldaia a gas, che viene utilizzata come backup nel caso di riscaldamento, in caso di temperature esterne particolarmente rigide durante l'inverno, ma anche per la produzione di acqua calda sanitaria in compensazione in aiuto alla produzione dei pannelli solari termici.
I circuiti che ho appena descritto, quindi quello solare, quello della pompa di calore, ma anche quello della caldaia, sono dotati di un proprio misuratore di portata collegato a un contatermie in modo da sapere esattamente da ciascuna fonte che utilizziamo qual è l'energia termica fornita da esso. Questa è la sottocentrale termica del condominio, che possiamo dire che è il cuore del sistema idraulico di riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria dell'edificio, come si può anche vedere dal numero di tubazioni e di dispositivi presenti. In particolare qua convergono le tubazioni da tutte le fonti di generazione termiche del condominio, quindi il solare, la caldaia e la pompa di calore. Nell'ordine, dalla mia destra, troviamo lo scambiatore di calore della pompa di calore. Questo serve per creare un circuito primario e secondario tra l'acqua proveniente dalla pompa di calore, calda durante l'inverno, fredda durante l'estate per il raffrescamento, per condurla ai circuiti dei diversi alloggi. Il secondo scambiatore è uno scambiatore di backup, uno scambiatore che viene attivato solamente in inverno nel caso in cui la pompa di calore vada in blocco o in caso di condizioni particolarmente rigide all'esterno. In sostanza, la caldaia può fornire dell'energia termica aggiuntiva qualora ci sia una grande richiesta da parte degli utenti e la pompa di calore in quel momento non riesca a soddisfarla. Lo scambiatore alle mie spalle è invece dedicato all'acqua calda sanitaria, come pure quello alla mia sinistra. Il primo, il più lontano da me, preleva l'acqua derivante dai pannelli solari termici per produrre acqua calda sanitaria attraverso il circuito intermedio. In particolare, anche in questo caso, se i pannelli solari termici non sono sufficienti a provvedere alla produzione di tutta l'acqua calda sanitaria necessaria, la caldaia può anche in questo caso, in ogni stagione, intervenire come backup, come supporto, come aiuto, tramite un altro scambiatore di calore per fornire l'energia adeguata all'utilizzo sanitario degli utenti. Questo sistema di backup della caldaia è regolato tramite due valvole modulanti che automaticamente vengono aperte e chiuse a seconda appunto che la caldaia debba intervenire con questa funzione. I circolatori elettronici che vedete servono per condurre l'acqua tecnica per il riscaldamento e raffrescamento e l'acqua tecnica per la produzione di acqua calda sanitaria a tutti i 10 alloggi del condominio. Le valvole, i manometri e i termometri completano l'impianto in modo da poterlo rendere funzionale, sicuro e facilmente manutenibile. Questo alle mie spalle è il quadro generale del condominio di Via Cittadella per quanto riguarda tutti i servizi comuni e la gestione degli impianti. In particolare qua c'è l'arrivo direttamente dal contatore elettrico di scambio, dal podio di scambio del condominio, su cui sono collegati direttamente l'alimentazione della pompa di calore, di tutti i dispositivi della centrale e della sottocentrale termica, e in cui troviamo anche la partenza del sistema dell'impianto fotovoltaico da 20 kW installato in copertura con il proprio pod, con il proprio contatore di produzione elettrica. Ciascun consumo della centrale dei servizi dei condominiali è misurato attraverso degli appositi misuratori elettrici installati all'interno del quadro, in modo che possiamo in ogni momento visionare quanta potenza e quanta energia accumulativa sono state utilizzate per quella determinata utenza, per quel determinato dispositivo o impianto. Troviamo anche tutti i dispositivi di sicurezza dell'impianto fotovoltaico, mentre il lato a corrente continua, gli inverter, si trovano in copertura a fianco del campo dei pannelli. All'interno del quadro troviamo anche il sistema di regolazione di tutti gli impianti, il sistema Swiss Control System di BMS, che oltre ad interfacciare i vari misuratori che ho citato precedentemente in modo da poter leggere da remoto anche questi valori, poterli studiare e definire, visionare eventuali discrepanze, eventuali anomalie, gestiscono automaticamente tutti gli impianti di climatizzazione di produzione acqua calda sanitaria, in cui si possono impostare set point di temperatura e parametri di funzionamento, e lui automaticamente fa partire la pompa di calore, ne dà la modulazione, apre o chiude le valvole che ho citato precedentemente e comunque rende funzionante il sistema in automatico senza un bisogno di un controllo in ogni momento e puntualmente. Questo sistema di gestione automatico consente anche un risparmio energetico, poiché l'impianto viene fatto funzionare con le modalità necessarie effettivamente in quel momento, con quelle condizioni esterne e con certe richieste dell'utenza. Questo è il tetto del condominio di Via Cittadella 19 a Pinerolo.
Prima degli interventi realizzati durante questi anni era semplicemente una copertura piana, sgombra da qualsiasi materiale, un tetto vuoto. Adesso invece è stato completamente riempito con impianti, pannelli fotovoltaici, pannelli solari termici e la pompa di calore per rendere energeticamente più indipendente questo condominio. In particolare alla mia destra vedete la grande pompa di calore che fornisce acqua refrigerata per la climatizzazione estiva ed acqua calda per il riscaldamento in inverno. Una pompa di calore aria-acqua ad iniezione di vapore ed è collegata idraulicamente alla centrale termica, della sottocentrale termica posta nel locale seminterrato. Alla mia sinistra invece troviamo i pannelli solari termici per la produzione di un'acqua tecnica che verrà utilizzata nella produzione di acqua calda sanitaria per le utenze del condominio, anch'essa collegata idraulicamente alla sottocentrale nel seminterrato. I pannelli fotovoltaici che vediamo installati su tutta la copertura vanno a costituire un impianto da 20 kW di picco di potenza. Questi sono collegati a due diversi inverter da 10 kW. Uno dei due inverter in particolare è collegato ad un pacco di batterie elettrochimiche sul lato in corrente continua, in modo da poter sfruttare quanto più possibile l'autoconsumo prodotto e ottimizzare i consumi, nel senso di poter allineare il consumo della pompa di calore con la produzione fotovoltaica. L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene infatti utilizzata direttamente come autoconsumo diretto all'interno del contatore di scambio Enel, che viene utilizzata ad esempio dalla pompa di calore e dai servizi comuni condominiali. La quota parte di energia elettrica prodotta dal fotovoltaico che non viene utilizzata dal pod, dal contatore di scambio, può essere utilizzata dagli altri contatori, dalle altre utenze del condominio, private in questo caso, per effettuare il vero e proprio autoconsumo collettivo di questo edificio. Qui sul tetto è stato anche installato un dissipatore a servizio dell'impianto con i pannelli solari termici. Questo serve per far funzionare questo sistema in sicurezza. Infatti, in caso di non richiesta da parte delle utenze o di temperature troppo alte in arrivo dei pannelli solari, appunto, questo interviene con un proprio ventilatore modulante in modo da dissipare l'energia termica in eccesso ed evitare di avere alte temperature o temperature di stagnazione all'interno dei pannelli, in modo che l'impianto possa essere sempre efficiente e lavorare in sicurezza. Questo è un Enerbox. Durante i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico di questo condominio si è entrati a far parte di un progetto europeo nell'ambito di Horizon 2020 chiamato Build It. Questo progetto ha previsto per il condominio l'installazione della facciata ventilata esterna e l'installazione di questi Enerbox all'interno di ciascun singolo alloggio. Questi dispositivi sono degli accumuli di acqua sanitaria per appartamento. Sono costituiti da un vero e proprio accumulo di acqua calda per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, mentre nella parte sottostante troviamo il modulo idronico per la gestione dell'acqua calda sanitaria e del sistema di climatizzazione in ciascun alloggio con il proprio sistema BMS, Swiss Control System. All'Enerbox arrivano 4 tubazioni direttamente dalla sottocentrale termica. 2 tubazioni più grandi sono a servizio del sistema di climatizzazione, quindi di riscaldamento e raffrescamento. Le tubazioni passano all'interno dell'Enerbox nel modulo idraulico. L'energia termica fornita viene contabilizzata da degli appositi contatermie ed è presente una valvola on-off in modo che l'acqua calda o fredda venga erogata solamente in caso di necessità dell'utenza per mantenere le condizioni interne di comfort volute. Le altre 2 tubazioni sono invece il circuito per la produzione di acqua calda sanitaria riscaldata dai pannelli solari termici o dalla caldaia come backup. Queste tubazioni entrano all'interno dell'accumulo e lo riscaldano completamente. L'acqua calda sanitaria viene poi prodotta all'interno di esso attraverso una serpentina che funge da scambiatore di calore. Anche questo circuito è dotato di una propria valvola che viene aperta solo qualora la temperatura dell'accumulo scenda al di sotto di una certa soglia ed ha un proprio misuratore di energia termica, in modo che per ciascun alloggio abbiamo una contabilizzazione diretta dell'energia termica o frigorifera nel caso del raffrescamento estivo ed è possibile quindi contabilizzare direttamente i consumi di ciascun appartamento.
Questi consumi possono poi essere anche visualizzati dagli utenti tramite un'interfaccia dedicata in cui possono gestire completamente tutti gli impianti. Ci troviamo adesso in uno degli appartamenti del condominio di Via Cittadella a Pinerolo. Gli impianti di ventilazione e di climatizzazione di ciascun alloggio sono realizzati a soffitto. Sopra di me potete infatti vedere tre griglie che servono a questo scopo. In particolare una griglia è quella che rappresenta la mandata dei ventil convettori da cui esce aria raffrescata d'estate e riscaldata d'inverno. L'altra griglia è invece la presa dell'aria sempre per i ventil convettori. Una terza bocchetta è invece dedicata al sistema di ventilazione meccanica di ogni alloggio. Infatti in ciascuno di essi si trova un recuperatore statico di calore con due ventilatori per la mandata e per la ripresa dell'aria, in modo da garantire sempre una continua aria fresca per ciascun ambiente. L'aria è immessa negli ambienti principali ed è estratta dalla cucina e dal bagno. Ogni alloggio è dotato anch'esso di un sistema BMS con cui l'utente può interagire tramite un pannello touch e con cui può settare i propri set point e le proprie temperature interne desiderate sia per l'estate che per l'inverno. Ogni stanza infatti è dotata di una propria sonda di temperatura in modo da poter rilevare puntualmente la condizione di ciascuna stanza ed agire sul proprio ventil convettore modulante in modo da garantire le condizioni interne volute in ogni momento. Il sistema BMS a servizio degli alloggi si traduce in un sinottico di controllo intuitivo tramite pagina grafica con cui ciascun utente può interagire semplicemente. Nella home page del sinottico l'utente visualizza la planimetria del proprio alloggio con le temperature di ciascuna camera. Entrando all'interno di ciascuna di esse, l'utente può in ogni momento settare la temperatura di set point sia per l'estate che per l'inverno in condizione occupata o non occupata, ovvero può definire due temperature all'interno della giornata da mantenere come condizione di set point interna. Inoltre, sempre sul monitor, può visualizzare lo stato di funzionamento dei ventil convettori, anch'essi modulanti, ed andare ad agire sull'on-off di questi. Oltre ad una gestione degli impianti del proprio alloggio, gli utenti possono anche rendersi conto dei propri consumi energetici, sia dal punto di vista termico che dal punto di vista elettrico. In particolare, una schermata è dedicata ai consumi elettrici del proprio alloggio, misurati con un misuratore installato all'interno del quadro elettrico. Mentre per quanto riguarda i dati sull'energia termica, possono accedere ad un'altra schermata in cui visualizzano i valori di energia termica derivanti dall'Enerbox che fornisce l'acqua calda sia per l'impianto di riscaldamento che per l'acqua calda sanitaria o l'acqua refrigerata in estate. Inoltre possono andare ad agire sull'on-off del proprio impianto e del sistema di ventilazione meccanizzata. Bene, tutto questo è stato reso possibile da un'azienda che apparentemente, come dire, si è tolta del lavoro, perché di lavoro Acea produce e vende energia. Questo condominio però autoconsuma il 90% dell'energia prodotta da se stessa. Quindi, ingegner Carcioffo, amministratore unico di Acea, com'è la questione qua? Vi siete tolti del lavoro da soli? Si sente? Sì. Posto? Guardi, la risposta è articolata. Innanzitutto noi siamo un'azienda totale capitale pubblico ed essendo totale capitale pubblico abbiamo anche una sensibilità particolare nei confronti dell'ambiente, credo che sia anche uno dei nostri doveri. Quindi già il fatto di dare un grosso vantaggio all'ambiente, come di sicuro questo tipo di soluzione dà, soprattutto se, come diceva lei prima in premessa,
la vediamo moltiplicata per tanti condomini in giro per l'Italia, potrebbe essere una delle forme più importanti e che vanno nella direzione della transizione energetica. Dopodiché il fatto di essere pubblici non significa che uno ci deve rimettere dei soldi, anzi, io sono un fautore del fatto che, contrariamente ad altre realtà, devo dire con tono un pochino polemico, l'azienda pubblica debba comunque pensare anche a una corretta redditività. Allora, se guardo la questione sotto quel punto di vista lì, che è quello che lei mi chiedeva, no? In pratica, è una provocazione, sì. Se lo vedo sotto quel punto di vista lì, beh, l'investimento vale la pena lo stesso che sia fatto. Perché? Perché non bisogna avere una visione miope del mercato. Cioè, sicuramente la transizione energetica ci sarà e si andrà in quella direzione. Se uno, sto facendo solo ragionamento economico, e quello ecologico l'ho già fatto prima, se uno potrebbe fare una difesa di retroguardia, cioè io cerco il più possibile di tenermi il vantaggino che ho adesso, l'utile che faccio sulla vendita di gas ed energia elettrica. Ecco, il mio destino, se seguo quella strada, è quello piano piano di vedere ridotto un pezzo di mercato, man mano che passa il tempo, di restringermi. Restringere vuol dire non coprire più i costi. Non coprire più i costi vuol dire non riuscire più a mantenere la struttura e quindi continuare a restringersi. Cioè, è una economia di difesa, diciamo così, che di solito non va da nessuna parte. Cioè, perché lei dice che comunque il futuro è l'autoproduzione. Il futuro è l'autoproduzione, quindi tanto vale mettersi in quel mercato lì. È un mercato che dà dei grossi vantaggi, in questo caso abbiamo visto c'è una riduzione del 90% dei costi. Ora, lei pensi, ridurre il 90% la dipendenza dall'energia che si compra, no? Per un condominio che lo compra, vuol dire avere un delta economico che consente ai condomini di essere contenti, all'azienda di essere contenti e al costruito di essere contenti. Allora, così facendo si ha una visione diversa dell'economia, guardando avanti, ma guardando anche adesso con l'occhio avanti. Quindi mettendo insieme le considerazioni strategiche a lungo respiro, mettendo insieme anche quello che può essere un po' di redditività immediata e mettendo insieme l'aspetto ecologico, ritengo che sia assolutamente da fare, a maggior ragione per un'azienda pubblica, ma anche per un'azienda privata. Certo, tra l'altro qui siamo in una free oil zone. In una free oil zone, sì. Cioè qui il Pinerolese non è l'unica iniziativa che fa. Ecologica, cercando di conciliare l'aspetto ecologico con l'aspetto economico, come in questo caso. Questo perché 40 comuni del Pinerolese, il principale Pinerolo, dove siamo adesso, nel senso che è il più grande, però ce ne sono altri attorno, hanno costituito una oil free zone, che è sostanzialmente una dichiarazione di intenti al momento, e dice noi comuni, 40 comuni, quindi una forza abbastanza importante, no? Ci poniamo come obiettivo l'affrancarci il più possibile, col tempo, con i modi corretti, eccetera, dalle fonti fossili di recupero dell'energia. In questo ambito, noi che siamo l'azienda del territorio, facciamo tutta una serie di iniziative, questa è una, ne facciamo anche altre, e andiamo esattamente in quella direzione. Questa che stiamo facendo adesso, che abbiamo inaugurato questa mattina, a mio giudizio, dal punto di vista del guadagno a livello nazionale, se ripetuta, se ripresa, è una delle più forti, una di quelle che possono dare risultati migliori. Infatti, perché questa ci speriamo sia la prima di tantissime inaugurazioni che si succederanno a brevissimo. Insomma. Guardi, abbiamo già 100 condomini prenotati. Questo nonostante noi non abbiamo fatto nessuna uscita ufficiale, è solo quella di oggi, è oggi l'uscita ufficiale, cioè, arriviamo all'uscita ufficiale già con centinaia di condomini prenotati. Quindi domani e saranno 200. Ma non so se ce la faremo, esatto. A farli tutti i tempi. E ci aggiungo un altro particolare, ora il ritorno economico, come l'ho definito prima, è particolarmente interessante per il discorso del 110%. Ma noi abbiamo già cominciato a studiare la cosa senza il 110%.
Quindi assolutamente. Stai in piedi comunque e il ragionamento si fa comunque. Con noi c'è anche il Presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica, Gianni Pietro Girotto. Buongiorno, benvenuto. Beh, un passo ulteriore verso una transizione ecologica e verso un mondo di rinnovabili. Sì, assolutamente sì. Grazie, buongiorno a tutti. Questo è uno di quegli esempi in cui la politica ha fatto, se posso dirlo, presto e bene. Presto perché abbiamo anticipato di un anno e mezzo il termine di recepimento di una direttiva. Di solito si va in ritardo, invece in questo caso abbiamo anticipato di un anno e mezzo. Purtroppo il Covid non ci ha aiutato, quindi il primo problema è proprio che moltissimi professionisti, moltissimi amministratori pubblici e moltissimi cittadini non conoscono questo strumento. Conoscono il superbonus perché è stato fatto giustamente una grande pubblicità, ne hanno parlato tutti. Questo è passato un po' in secondo piano, peccato. Adesso recuperiamo perché, come ha appena detto l'amministratore di Acea, si possono risparmiare, si può risparmiare il 90% del consumo di gas. E le comunità energetiche diventeranno sempre più importanti perché ricordiamo che con l'elettricità sicuramente faremo andare non solo i riscaldamenti ma anche le automobili, banalmente. Ricordiamo che l'Italia utilizza per i suoi fabbisogni energetici l'80% di energia di derivazione fossile, l'80% di tutto quello che ci circonda, perché l'energia è cibo, vestiti, medicinali, mobilità, costruzioni, tutto è basato sull'energia, anche la stessa agricoltura. E noi l'80% lo utilizziamo da fonti fossili. Quindi non è sufficiente risparmiare, perché il superbonus, efficientando l'edificio, ti fa risparmiare nei consumi. Se vogliamo spegnere gas e carbone, e tutti vogliamo spegnere gas e carbone, tra l'altro noi importiamo anche un 10% di nucleare, non dimentichiamolo, no al nucleare, però un 10% di elettricità comunque ce la prendiamo dai paesi vicini, non vogliamo più questo. Mi sa che le è andato via l'audio, ne approfitto per farle una domanda, una specifica. Ha paragonato questa iniziativa al 110, ma diciamo, agli italiani è chiaro che accedere al 110 significa fare uno sconto in fattura magari con l'impresa, piuttosto che cedere appunto il credito a qualcun altro e quindi magari riuscire davvero ad ottenere dei lavori di ristrutturazione a costo zero. In questo caso sì, siamo un risparmio del 90%, ma c'è un investimento a monte. Oppure com'è il sistema dal punto di vista economico per i condomini, che non mi è chiaro? Allora, le comunità energetiche hanno la doppia strada. Possono vivere da sole, totalmente svincolate dal superbonus, sono quindi una soluzione completamente autonoma, ma possono, a scelta del condominio, dei proprietari, degli affittuari, agganciarsi al superbonus. Nel superbonus, nell'articolo 119, c'è proprio la menzione che se io costruisco l'impianto sfruttando il superbonus, ugualmente posso fare la comunità energetica. È una facoltà, non è un obbligo. E essere una comunità energetica ti permette di avere dei vantaggi proprio economici, sì, oltre al risparmio. Dico. Sì, ed è importante chiarire che fa risparmiare non solo i membri della comunità, ma tutta la nazione. I membri della comunità naturalmente hanno un risparmio immediato, diretto in bolletta, molto, molto rilevante. Ma fa risparmiare tutta la nazione perché aumentando l'autoconsumo localizzato nell'edificio o nelle immediate vicinanze, io stresso meno la rete, faccio diminuire una serie di costi strutturali che sono comunque costi miliardari, cioè parliamo di miliardi di euro, che vengono pagati nelle bollette di tutti noi. Quindi aumentare l'autoconsumo, aumentare le comunità è un modo strutturale, non è un sistema fiscale, non è un arzigogolamento, non è un escamotage, è proprio una maniera strutturale, anche perché ricordiamolo che più produciamo rinnovabile, più si abbassa il costo all'ingrosso, perché il petrolio e il gas lo devi pagare, il sole e il vento non li paghi. Esatto, e poi con questo sistema, come dire, si riduce anche la dimensione degli impianti rinnovabili in generale, nel senso che se ce ne sono tanti piccoli è meglio che magari due o tre grossi, anche se rinnovabili, comunque la riduzione anche dell'impatto, penso per esempio visivo. Sì, allora facciamo un po' di chiarezza su questo.
In questo momento la superficie italiana occupata dal fotovoltaico è lo 0,02%, lo 0,02%. Il 18% è terreni agricoli non coltivati, terreni agricoli che sono formalmente agricoli non coltivati, sono 5 milioni di ettari, è un sesto dell'Italia. Quindi stiamo parlando di 5 milioni di ettari di terreni agricoli che non sono più coltivati contro 8.000. 5 milioni contro 8.000. Quindi questo è un falso problema. Poi è chiaro... No, però è se chiaro... vogliamo aumentare, metti di 5-6 volte la produzione, è meglio che ci siano tante piccole produzioni impianti che meno più grosse. Assolutamente sì, però non voglio neanche dare il falso dato di dire no, basteranno i tetti. No. Bisognerà fare questo e quello. Esatto. Certamente i tetti sono assolutamente da utilizzare, non solo... le pensiline di parcheggio, moltissime altre zone dove si potrà fare. Io stesso sto spingendo per poter fare maggior produzione nelle zone industriali, che chiaramente sono avvocate esatto. a attività industriali, quindi io stesso ho già presentato un emendamento proprio per poter fare di più nelle zone industriali. Però la cosa importante da far capire al cittadino è questa. Noi nel Superbonus abbiamo voluto mettere sia l'impianto fotovoltaico che le batterie, che le colonnine di ricarica. Questo combinato con la comunità energetica permetterà a milioni di cittadini di risparmiare moltissimo, perché il termico, quindi il riscaldamento, andrà a elettricità, le automobili andranno a elettricità, le cucine andranno a elettricità, sono tutti passaggi che migliorano di 3 volte il rendimento. Perché una cucina a induzione rende 3 volte di più, un'auto elettrica rende 3 volte di più, una pompa elettrica di calore rende 3 volte di più. Quindi qui stiamo parlando veramente di innovazioni tecnologiche a servizio della cittadinanza per fargli risparmiare tanti soldi. Assolutamente, infatti l'elettrificazione è proprio una delle vie indicate per una transizione ecologica. Tutto questo sta accadendo qui nella città di Pinerolo, con noi c'è il sindaco, lo abbiamo già visto nel video di questa mattina all'inaugurazione, Luca Salvai. Beh, immagino sia una bella... soddisfazione avere nel proprio comune il primo condominio di autoconsumo collettivo da rinnovabili. Ma sì, buongiorno, buongiorno a tutti, è un grande orgoglio, questo senza ombra di dubbio. Io ho detto in maniera molto sintetica questa mattina nel video che è stato mandato prima che ho sottolineato l'importanza in tutto questo percorso qua, ed è un ragionamento politico più che tecnico. Io mi limito a rimarcare aspetti politici, perché poi ci sono fior fior di tecnici che ci hanno spiegato il funzionamento e l'efficacia di questi sistemi. Il dato politico che io ci tengo a sottolineare è lo stesso che ho già sottolineato questa mattina, il gruppo Acea. Il gruppo Acea è composto da diverse società, molto articolato, adesso non è il caso di spiegarlo, ma il denominatore comune di tutte queste società è il controllo pubblico. Sono società API, APE, che ha realizzato l'intervento, sono società interamente a controllo pubblico, di cui il comune di Pinerolo detiene sostanzialmente circa un terzo come comune capofila, comune più grosso del territorio, ma tutte le altre quote di partecipazioni, sia in API, quindi sia in Acea Pinerolese Industriale, sia in APE, Acea Pinerolese Energia, che è poi la società che ha realizzato in partnership l'intervento, e sono tutte quote pubbliche. Quindi è un soggetto interamente pubblico che non solo gestisce il gruppo in generale, i servizi pubblici, eroga servizi pubblici per i comuni, per i cittadini, per il territorio, ma oggi è la dimostrazione lampante, è sempre stata capace in passato, e i poster che ci sono in questa stanza lo dimostrano, come sia in passato il gruppo, ma ancora adesso, riesca a fare innovazione. E che quindi qua bisogna un po' scardinare quello che purtroppo è un concetto che storicamente la politica ha interiorizzato, che è un concetto secondo me sbagliato, mai fare di tutta erba un fascio, ovvero che il privato è sempre bello, il privato è sempre efficiente, il privato genera sempre utili e il pubblico è sempre il carrozzone, no? Quello che viene dietro, all'irrilento, che non fa efficienza, sul quale bisogna ripianare debiti. Beh, io sono 5 anni ormai che faccio sindaco, io adesso il dato non lo so perché mi viene in mente adesso, però a botte di 300-400 mila euro l'anno, credo, Acea non soltanto riesce a fare, il gruppo Acea in generale, nelle sue articolazioni, non solo riesce a fare innovazione,
ma distribuisce utili agli enti locali, a botte come grosso modo di 400-500 mila euro l'anno per quello che riguarda il comune di Pinerolo, che non è poco. Ecco, quindi il dato politico secondo me è questo, è il messaggio che voglio lanciare a Roma, alla politica in generale, al territorio. Guardate che non è sempre vero che il pubblico fa fatica, non è sempre vero che pubblico uguale inefficienza, carrozzoni. Sicuramente i problemi in Italia ce ne sono, perché poi siamo un po' speciali noi italiani per fare pasticci, ecco, però a Pinerolo c'è una realtà che scardina in maniera pesante questo leitmotiv, mi viene da dire, e che dimostra non soltanto di essere assolutamente in grado di fare quello che deve fare, quindi erogare servizi pubblici, ma anche assolutamente in grado di fare innovazione e di essere anche all'avanguardia nel panorama nazionale, e mi viene da dire anche a tratti internazionale probabilmente. Detto questo, le comunità energetiche, quindi questo è il primo aspetto secondo me veramente importante da rimarcare. Questo però va a merito anche all'ingegner Carcioffo e tutto il team, non tutto il management dell'ingegner Carcioffo, certamente. Dire, l'apparato dirigenziale di un'azienda pubblica fa la differenza. Questo senza ombra di dubbio. Il secondo aspetto che volevo rimarcare è il seguente. Noi oggi abbiamo visto un esempio di una comunità energetica a livello condominiale, che è quello che stanno in piedi, è stato spiegato bene. L'idea che ha un po' anche il territorio su altri progetti che stiamo portando avanti sarebbe anche quello di provare ad allargarle, queste comunità energetiche, ovvero a costruire delle piccole comunità energetiche che possano scambiarsi, autoconsumarsi energia, non soltanto da condominio, cioè non soltanto all'interno di uno stesso condominio, ma in un'area magari circoscritta che poi col tempo si può allargare. Ecco, questo è ancora di difficile attuazione per delle problematiche di tipo normativo e soprattutto per il problema che si pagano gli oneri di sistema per la distribuzione dell'energia. E questo comporta quindi una problematica di tipo economico che, se si vuole andare avanti su questa strada e incentivare, favorire, diciamo così, la costituzione di comunità energetiche nuove in Italia, è un problema normativo che è tecnico, che va affrontato. Beh, anche la nascita delle comunità energetiche comunque è legata alla risoluzione di un problema normativo. Assolutamente, certo. Quindi ci si arriverà, mi immagino, mi auguro quanto prima. Io spero che ci si arrivi, perché è vero che trasportare l'energia in un cavo ha un costo, e ha un costo che va riconosciuto a chi si occupa di fare questo mestiere qua, però è anche vero che oggi probabilmente è questo aspetto qua che rende non fattibile l'allargamento, la costituzione di comunità energetiche un po' più ampie, perché poi si vanno a pagare gli oneri del sistema, e quindi questo è un ragionamento che io provo a mettere sul tavolo, perché in futuro probabilmente è necessario anche qua un intervento, una gestione diversa di questo aspetto, perché al momento è possibile realizzare questo. Se io ho un condominio questo. Qua e mi produco energia, tu hai un condominio là, non ce la possiamo passare, e quindi creare una rete tra di noi di autoconsumo, perché dovrei pagare gli oneri ma non so sistema. Chi pagarli. Più o meno la questione è questa, sì. Però sicuramente il futuro porta in quella direzione. Io lo spero. Grazie. Ci dovrebbe essere con noi in collegamento anche l'ingegnera Liliana Fracassi, della direzione del Dipartimento Supporto alle Fonti Rinnovabili del GSE. Non so se dalla regia mi confermano il collegamento dell'ingegnera Fracassi. Buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Eccola, sì, buon pomeriggio, la sentiamo e la vediamo. Allora, stiamo parlando di comunità energetiche, rinnovabili, di autoconsumo. Sono davvero un'opportunità, oltre che di riduzione dell'impatto ambientale della nostra collettività, anche di sviluppo del territorio? Assolutamente. Innanzitutto grazie all'invito all'evento. E come GSE siamo veramente molto felici, molto lieti di veder concretizzarsi i primi esempi di forme di autoconsumo collettivo, anche perché da tempo siamo impegnati a garantirne lo sviluppo, per garantire il corretto funzionamento di tutto
il processo di valorizzazione e di incentivazione dell'energia elettrica condivisa, che è questo che il GSD anche è chiamato a fare anche questo, ma non ultimo, siamo molto impegnati in un'opera di sensibilizzazione e formazione di tutte quelle categorie che possono fungere da aggregatori, quindi non parliamo solo dei condomini, ma parliamo anche delle associazioni di quartiere, delle cooperative, dei consorzi, degli enti del terzo settore e anche, perché no, degli operatori stessi del settore energetico. Diceva lei, sì, i vantaggi sono molti. Non mi soffermo sui vantaggi e sugli aspetti che diciamo negli innumerevoli webinar che sono stati fatti ad oggi sull'argomento sono già stati più volte evidenziati, quindi mi riferisco in particolare, ma l'abbiamo già in altri interventi che mi hanno preceduto, diciamo, è stato già fatto cenno al minor consumo di suolo, che sicuramente diciamo, aumenta l'accettabilità del territorio di questi interventi, di queste realtà. L'aumento della consapevolezza del consumatore, sia nel ruolo che attivo che ormai gli spetta e deve prendersi e deve agire, e anche non ultimo la valenza sociale, quella alla quale lei faceva riferimento all'inizio del collegamento, e soprattutto la capacità di queste realtà, quindi dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità energetiche, di creare valore condiviso nel territorio in cui si innestano. Questo è fondamentale. Detto questo, che erano appunto che sono gli aspetti molto, molto, diciamo, evidenziati più volte in questi mesi, io vorrei sicuramente soffermarmi sul fatto, sulla dimensione molto ampia che i gruppi di autoconsumatori, così come le comunità energetiche, che oggi sono state previste, seppur diciamo in una fase di sperimentazione, hanno proprio una dimensione molto più ampia, sebbene mantengano, questo è importante dirlo, la condizione di prossimità, che è proprio l'elemento caratterizzante dell'autoconsumo di energia, valorizzando nello stesso tempo l'utilizzo di una rete di distribuzione che è esistente, quindi non bisogna andare a costruire altri pezzi, la rete è quella esistente. Il modello è un modello virtuale di condivisione dell'energia, che è il modello scelto dal nostro paese Italia, quindi questo è sicuramente un ulteriore vantaggio. Ma visto che parliamo di Pinerolo, visto che parliamo della regione Piemonte, entrambi proattivi, innovativi, proattivi, GSD li conosce da tanto tempo, li conosce dall'inizio, diciamo, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, quindi proprio perché parliamo di Pinerolo, della regione Piemonte, della loro virtuosità e proattività, diciamo, vorrei sottolineare che questo tipo di realtà possono considerarsi proprio un nuovo modello virtuoso di generazione distribuita, da cui partire per costruire, quindi sto rilanciando praticamente, lo dico ad Acea, al Nerolese, lo dico al sindaco, lo dico alla regione Piemonte, sto rilanciando, sono diciamo, la base per andare a costruire la smart community, quindi la comunità intelligente, un concetto quindi più ampio che non si sofferma solo sugli aspetti energetici, ma che coinvolge anche quelli tecnologici, quelli sociali, quindi finalizzati a migliorare tutti i servizi del cittadino. Allora, integriamo in queste forme di autoconsumo anche altri servizi, come per esempio, lo diceva anche il senatore Girotto, come quelli sulla mobilità, e quindi servizi di ricarica per i veicoli elettrici, cioè si può veramente creare una rete di servizi al cittadino a tutto tondo, e solo in questo senso
queste forme rappresentano anche proprio lo strumento utile per una diffusione molto rapida nella società dei principi della transizione energetica verso appunto un sistema che davvero risulti sostenibile. Certo. Io diciamo mi posso fermare qui, altrimenti continuerei con dire. Va bene, la ringraziamo. Grazie all'ingegner Fracassi Liliana. Adesso vorrei scambiare due parole con Ezio Chiaramello, responsabile operativo di Acea Energie Nuove, perché abbiamo sentito già dal video iniziale che Acea con Tecnozenit ha realizzato questo progetto dal nome particolare, Energeia. Di che cosa si tratta esattamente? Quali gli obiettivi? Eccomi, solo un attimo per condividere il video. Ecco qua abbiamo le slide che ci raccontano Energeia. Ma allora, come promesso cercherò di essere veloce. Allora, Energeia ha origine, diciamo, 4 anni fa, dall'incontro di 2 aziende che non avevano mai lavorato assieme, ma che hanno scoperto di condividere la stessa visione di quello che sarà nel medio e lungo termine il mercato dell'energia e quello dell'efficienza energetica. Sono 2 aziende complementari, cioè Acea che io rappresento. Se si può avvicinare il microfono, perché sì. Con la mascherina purtroppo... Allora, Acea Energie Nuove come amministratore unico, l'ingegner Carciofo, io mi occupo della parte operativa. È circa 20 anni che ci occupiamo di vendita di energia a clienti finali commodity. In passato ci siamo occupati di riqualificazione di impianti condominiali e siamo dei produttori di energia elettrica. Tecnozenit invece progetta, costruisce e manutiene impianti tecnologici avanzati, ha un ricco portafoglio di clientela pubblica e privata e soprattutto si occupa portatrice di sistemi di controllo di fabbricati, cosiddetti Build Management System. Quindi sono 2 aziende che condividono, credono di aver individuato i medesimi obiettivi, hanno competenze complementari e quei 2 diplomini che abbiamo visto sono la certificazione che entrambe sono 2 ESCO, cioè Energy Saving Company, e quindi in qualche modo avevano un DNA comune. Diciamo, dal confronto è emerso cosa? È che se il futuro sarà diverso da quello che è stato, che è il presente, quello che è stato il passato, il cambio di paradigma che andremo ad affrontare non poteva essere risolto con ricette vecchie. Quindi, azzerando quello che si chiama il bias cognitivo di ogni azienda, abbiamo cercato di rivedere quello che, diciamo così, quelle che saranno le domande a cui aziende come le nostre saranno chiamate a rispondere, e ci siamo, diciamo così, posti 3 obiettivi fondamentali, che sono l'integrazione delle migliori tecnologie sul mercato, la massima riduzione dell'impatto ambientale degli interventi che andavamo a eseguire, e il miglioramento. Prima parlava la rappresentante del GSE parlava anche di aspetti sociali, del miglioramento del comfort abitativo offerto alle persone. Con il prezioso e quanto mai utile contributo dell'Energy Center del Politecnico di Torino, che ci ha prima coordinati, poi stimolati e adesso ci accompagna nelle fasi della nostra evoluzione, ci poniamo questo obiettivo, cioè la creazione di smart building, la riduzione dell'impatto ambientale attraverso la generazione elettrica diffusa, e cosa diceva prima l'onorevole Girotto, il più possibile grado, nonostante noi siamo un'azienda di origine, diciamo così, di metano, l'elettrificazione dei consumi. Lo step del progetto è la coinventazione, qua insomma niente che non facciano tutti gli altri operatori, comunque anche
quindi l'insufflaggio del... Questa è la parte di efficientamento, quindi l'avete reso diciamo più... che è lo step 1, è la base, diciamo che a sinistra potete vedere il fabbricato prima della riqualificazione, c'è cioè un fabbricato anni 60, con una pessima qualità abitativa, a destra vedete, diciamo che era ancora da terminare, comunque si vede già il cambio di pelle, il cambio proprio d'occhio, sì. Diciamo che come è stato detto dal filmato su questo progetto e su altri due fabbricati in Pinerolo abbiamo ottenuto un finanziamento comunitario dell'Horizon 2020 per sperimentare quel tipo di isolamento. Lo step 2, qua le aziende che lo fanno cominciano a essere molto meno, abbiamo deciso di andare a produrre, come ho detto prima, in loco l'energia necessaria, che in realtà è, come si diceva prima, è un decimo o poco di più dell'energia precedentemente consumata dal fabbricato, grazie alla forte coimbentazione. Quindi produrre in loco l'energia attraverso un sistema fotovoltaico. Successivamente abbiamo previsto l'inserimento di accumuli di energia che siano tali da limitare al massimo lo scambio di energia con la rete, la produzione di pompa di calore di energia termica e nel caso del condominio che abbiamo inaugurato anche di condizionamento estivo e l'inserimento del Building Automation System al suo massimo grado che da una parte consente al gestore di controllare i consumi energetici del fabbricato e poi consente a ciascun abitante del fabbricato di controllare al meglio i propri consumi ottimizzandoli. Su questa sperimentazione abbiamo vinto prima un bando dell'RSE qua presente, insomma, che ovviamente ringraziamo, e ci interfacciamo con Enea per lo scambio dei dati. Vabbè, sono dei riconoscimenti che ci hanno fatto ovviamente piacere, ma più che altro ci hanno dato indicazione che la direzione che abbiamo preso è quella corretta e che intendiamo perseguire. Poi, come ho avuto occasione di dire ieri sera, il legislatore ci ha superato, cioè nel senso che ha recepito in maniera assolutamente rapida i gruppi di autoconsumo condominiale, diciamo così le comunità energetiche rinnovabili, come vogliamo meglio definirle, e allora l'evoluzione del nostro progetto ha previsto anche che per ognuno dei fabbricati che andremo a efficientare, e questo qua è il primo che prevede già l'autoconsumo condominiale, verrà in tutti i condomini verrà previsto l'autoconsumo condominiale. Quindi la nostra offerta si arricchisce ulteriormente e come operatori del settore dell'energia ci riteniamo, insomma, in funzione comunque di quello che sarà il vantaggio che i nostri clienti avranno, di essere avanzati. Prospettive future, e così sono rapido. Lato tecnico è l'implementazione di sistemi di domotica ulteriori interni, cioè che... Certo, per migliorare tutto il sistema. E poi invece nella gestione ci proporremo sicuramente come gestori e fornitori di servizio, oltre agli altri consumi condominiali, cerco lo stimolo da parte dell'amministratore gatto delle RSE, anche di comunità energetiche rinnovabili composte da autoconsumatori condominiali, quello che lei prima in qualche modo lanciava, no? Cioè nel senso che non solo comunità energetiche composte da singoli condomini, ma più produttori tipo condomini che si collegano tra di loro. Oppure più condomini messi in rete con magari con fabbricati pubblici, con altre entità per scambiarsi l'energia. Io avrei terminato, lascio la parola al dottor Pietro Grosso, amministratore delegato di Termozenit, che è appunto il partner di Acea in questa iniziativa. Sì, io mi devo, dissociare? No, scherzo. Non mi dissocio assolutamente. Devo dire che con Acea abbiamo trovato, come ha già detto l'amico Chiaramello, un partner ideale, perché un partner complementare che andava a coprire tutto quello che noi non facevamo di mestiere. E per cui è venuto fuori una joint venture, oltre che interessante, anche simpatica, perché quando si lavora con gente che tutto sommato viene a colmare le tue lacune e tu colmi le loro, diventa una partnership simpatica. Ora, è chiaro che per poter elettrificare il paese è necessario capire come
si può elettrificare un carico termico. Esatto, voi come avete gestito l'elettrificazione dei carichi termici? Guardi, quando... devo condividere lo schermo? Un secondo solo. Prego, prego, trovi pure perché, sono ospite. Questo è un punto cruciale. Go to meeting. Dove è finito? Sono uscito? Non lo so. Non so dove sono finito. Qua, eccoci qua. Non riesce a spiegarcelo senza slide? Ma ci siamo, ci siamo, ci siamo. L'ho già condiviso. Ci siamo, eh? L'abbiamo colta in flagranza? Vabbè, comunque, fa lo stesso. Mi ha promesso che riusciva in parole semplici a spiegare concetti difficili. Lo farò. Prego. Allora, però dammi solo il coso così perlomeno seguo il... Sostanzialmente elettrificare vuol dire utilizzare una macchina che non è una caldaia, è una pompa di calore. Una pompa di calore non è come una caldaia che lei l'accende e qualsiasi sia la condizione esterna, qualsiasi sia la macchina. Qui noi siamo in una situazione in cui la macchina, in funzione della temperatura esterna, modifica il suo rendimento. Per cui lei capisce bene che è una macchina che se la temperatura esterna è molto bassa rende meno, se è molto alta rende di più. Perché pompa il calore, lo dice il nome, pompa il calore da un livello energetico a un altro livello energetico. Cosa c'è? Ah sì, scusi. Quindi cosa significa questo? Significa che abbiamo dei limiti. I limiti normalmente sono due delle pompe di calore. Le pompe di calore non fanno più di 50-55 gradi in questo momento con i refrigeranti, con i fluidi refrigeranti attuali. Cioè non fanno più di 55 gradi? No, non fanno più di 55 gradi. Vabbè, ma mica c'è bisogno di 55 gradi, scusi. Ma lei immagini un condominio anni 60 che è stato dimensionato per andare a 70-75 gradi sui radiatori. Sui radiatori. La pompa di calore non ce la fa. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lei non può mettere una pompa di calore così alla garibaldina su un edificio progettato 50 anni fa, ma deve fare per forza degli interventi. Inoltre non bisogna dimenticare che una pompa di calore, se rende 100 con fuori 7 gradi, rende 65 con fuori meno 8. Quindi più fa freddo, meno rende, tanto per essere chiaro. Certo. E noi dall'altra parte ci andiamo a confrontare con degli edifici che sono... edifici che normalmente hanno bisogno dei 70 gradi quando fuori c'è il meno 8. Come si risolve questo? Oggi come oggi, per poter mettere una pompa di calore su un condominio e quindi per poter elettrificare un carico termico, quindi togliere dalle scatole il gas, o comunque gran parte del gas, è necessario prima efficientare il condominio. In questa maniera cosa succede? Efficientando si abbassano i carichi termici. I radiatori diventano sovrabbondanti, allora io posso andare con 70 gradi, posso andare con 50-55. Esatto, e infatti nel 110 praticamente è obbligatorio fare il cappotto, altrimenti le due classi energetiche non le scali mai. Ma quasi mai, lei, dico in generale. Su questo, le due classi energetiche magari riesce pure a farle. Se senza cappotto? Se lei esagera con la pompa di calore e col fotovoltaico, lei riesce anche a farle. Però poi ha problemi di funzionamento successivi. Allora bisogna farle insieme. E noi questo lo facciamo sempre nel progetto Energeia. Non esiste un progetto Energeia che non passi da un pesante efficientamento e poi da una pesante ristrutturazione impiantistica. Quindi questo è un fatto fondamentale. Facendo così noi riusciamo ovviamente a gestire, cioè a elettrificare. Però non bisogna dimenticare anche un altro fattore, che l'elettrificazione al 100% oggi come oggi è difficile. Perché? 100% sto parlando. Perché? Perché in condizioni estreme la pompa di calore, come l'ho già detto, è con questi fluidi frigorigidi, poi dopo vedremo, magari facciamo un salto sul futuro per capire cosa succederà. Però oggi, con i gas frigorigidi che abbiamo a disposizione per queste macchine, il Freon 410A per dire, o il 134, adesso è uscito l'R32, noi abbiamo dei limiti tecnici, cioè 50-55 gradi massimo di temperatura,
temperatura esterna difficilmente sotto i meno 10. Allora abbiamo bisogno che la caldaia nei momenti molto rigidi ci assista. E quindi noi abbiamo dei funzionamenti digitali abbastanza complessi che quando vediamo la pompa di calore in difficoltà la aiutiamo, ma la aiutiamo magari un'ora al giorno, su 14, mentre prima Lo usavamo... Beh, il condominio è il 10%, no? Ha di input energetici. Quel condominio lì è un caso estremo, però quando noi facciamo i 100 efficientamenti di cui parlava l'ingegner Carcioffo, non è che sono tutti così, no? Ah, ok. Questo è il benchmark di riferimento? Non sono, quello lì è l'apice, diciamo, della scala di quello che si può fare. Abbiamo situazioni più meno spinte, ma sempre molto interessanti, poi vedremo anche dei numeri. E in quel caso lì noi abbiamo bisogno che la casa ci dia un aiutino. Poi cioè non ci si può scollegare totalmente, ma nemmeno nelle case passive, penso, per esempio. Beh, che ma essere... quando lei parla di casa passiva, cioè noi oggi dobbiamo partire da un presupposto. Abbiamo condomini che oggi consumano 100 e che domani mattina possono consumare 20. Ora non è che per forza devo andare a zero o devo andare a uno. Stiamo parlando appunto della maggior parte degli edifici italiani che vanno ristrutturati, poi, e quindi quello che è fattibile è arrivare a un livello tot, non poi certo tenga presente che i condomini sono occupati, quindi voglio dire, certe operazioni tecniche non può farle con l'occupazione dentro. Quindi si fa quello che si fa, ma si fa parecchio, lo vedremo dopo nei numeri. Per cui è chiaro che la caldaia oggi come oggi ci serve come backup, perché ci sono dei limiti sulla pompa di calore. Certo. Sostanzialmente. Che invece sistemi di accumulo elettrico, domestico? No, allora i sistemi di accumulo elettrico noi li abbiamo su tutti gli impianti e ci servono per allineare i carichi termici con i carichi con la produzione, perché io normalmente produco con il sole, ma quando produco con il sole ho... in quel momento lì sul condominio meno bisogno di energia perché ho la temperatura più alta. Dov'è che io sono in crisi? Al mattino che non c'è il sole e alla sera che non c'è il sole. Quindi la batteria cosa fa? Mi accumula l'eccedenza durante il giorno e me la consumo quando ho bisogno. Quello già lo facciamo, è proprio uno però stand. Non può essere quella una soluzione, no, quella è un'ottima soluzione per far sì che io quello che produco me lo consumo tutto. Perfetto. Perché altrimenti lo sfasamento faceva sì che io buttavo in rete del qualcosa, ad esempio a mezzogiorno, un caso classico in cui un condominio si stacca. Producevo più di quanto consumavo, lo buttavo via. Bravissima. E allora un tempo si faceva lo scambio sul posto, adesso invece abbiamo superato questo concetto. Quindi adesso me lo accumulo e me lo consumo, però comunque un collegamento sempre di input produttivo esterno, di input energetico esterno servirà quasi sicuramente, perché comunque hai bisogno di gestire i famosi picchi. Oggi è così. Inoltre, se vogliamo dircela tutta, c'è un altro grande problema legato alle pompe di calore, che sono i cosiddetti sbrinamenti. Una pompa di calore, quando lavora, se va sotto zero, tende a creare del ghiaccio sulla batteria di scambio, perché è sotto zero, quindi prende l'aria esterna, l'umidità si deposita. E quindi questo problema qua, ovviamente, è un altro problema che bisogna affrontare grazie a un po' di backup. Noi cosa possiamo dire? Abbiamo esperienza ormai di 3-4 anni di condomini fatti così. Noi abbiamo normalmente, per esempio, mi spiace non poterla condividere adesso perché non so per quale motivo. Abbiamo nemmeno molto tempo in conclusione, visto che avete già 200 condomini in lista d'attesa, domani saranno 300, no, avete però, da lavorare. Le posso dare dei numeri interessanti. Sì. Esempio, un condominio qua a Pinerolo, in via Berta Irone, che consumava 22.800, bruciava 22.898 metri cubi all'anno. Oggi noi riusciamo a consumare al massimo 3.000 metri cubi di gas, il resto lo facciamo tutto con l'elettrico. Lei capisce che è un risparmio di circa 40 tonnellate di CO2 immesse in ambiente per un condominio. Un altro a Borgaro... comunque è un... I numeri sono questi. Esatto. Grazie mille, come diceva l'ingegner Carcioffo, il salto dal punto di vista ambientale è enorme. Con noi c'è anche Sergio Olivero, presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione per la Transizione Energetica Equa e Solidale attraverso l'autoconsumo collettivo. Benvenuto. Quante cose in una sola associazione che presentiamo oggi, con i suoi obiettivi e con la sua mission. Il nome già ci racconta molto, ma da lei vogliamo saperne di più.
Buongiorno, grazie per questa opportunità. Io sono dell'Energy Center del Politecnico di Torino e sono appunto presidente di questa neonata associazione promossa da Acea, Tecnozenit e dalla Comunità Energia Rinnovabile di Magliano Alpi, che si è costituita alla fine dell'anno scorso. C'è qui anche il sindaco di Magliano Alpi che è presidente. Esatto, dopo ne parliamo infatti. Allora, io spiego perché si è deciso di costituire questa entità. Condivido lo schermo un attimo, scusate. Sì. Ricordo, Associazione per la Transizione Energetica Equa e Sostenibile attraverso l'autoconsumo collettivo, esattamente quello di cui stiamo parlando oggi. Quindi si nasce oggi, si costituisce, si presenta questa associazione che immagino abbia l'obiettivo di promuovere questo modello di consumo, anzi di autoconsumo. Allora, noi abbiamo, quando parliamo di condomini, le città italiane sono costituite prevalentemente da condomini residenziali. Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo considerare. Uno è la natura giuridica del condominio, ci sono leggi prassi consolidate, quindi è importante, diciamo, il governo del condominio è possibile in accordo alla legislazione e alla normativa vigente, quindi questo è un punto di forza. È necessario convincere i progettisti degli impianti, gli amministratori, i proprietari e i condomini, nel senso che sono sempre più necessari strumenti di simulazione che permettano di stimare i vantaggi e di spiegarli, perché alla fine il condomino chiede, sì, tutto bello, ma quanto risparmio? Quindi questo è fondamentale che sia sviluppato. Bisogna anche capire come ripartire questi grandi vantaggi, nel senso che non c'è solo la tecnologia, nel caso delle comunità di energia rinnovabile come Magliano Alpi è una scrittura privata fra i soci, quindi c'è molta libertà. Nel caso del condominio abbiamo delle prassi e delle norme consolidate di cui bisogna tener conto. Ora, non c'è solo il superbonus, teniamo presente che laddove non ci sia solo il superbonus possiamo immaginare questa opzione, ad esempio quella più semplice del 50% sulla ristrutturazione più gli incentivi per 20 anni legati all'energia autoprodotta e autoconsumata all'interno dell'edificio. Il ruolo dei sistemi intelligenti d'edificio è fondamentale, i building management system, quindi l'infrastruttura che rende smart il condominio. Il condominio inaugurato oggi a Pinerolo è un condominio che era un condominio in qualche modo standard, è diventato un condominio smart. Cioè, e quindi il processo di retrofit crea un'intelligenza che permette di gestire l'energia nell'edificio. È chiaro che c'è molto spazio nei modelli di business per soggetti terzi che investono magari per i pannelli, per le varie tecnologie, è chiaro che anche qui è necessario che ci siano degli strumenti che permettano ai proprietari, ai condomini, di capire bene quali sono i vantaggi di aderire a schemi di questo tipo. Chiaro che serve l'utilizzo dei misuratori che permettano di capire il comportamento delle utenze nel tempo. Ora, un condominio, un autoconsumatore collettivo, deve essere un condominio vero, cioè che ha queste caratteristiche. Adesso non vi annoio con i dettagli, ma sono tutte caratteristiche che ha il condominio di Via Cittadella, qui a Pinerolo, e sono spesso difficili da realizzare. Spesso ci sono delle intenzioni, delle dichiarazioni, progetti che dicono si faranno. Qui queste condizioni esistono. Quindi queste condizioni sono necessarie per poter dire che si costituisca un autoconsumatore collettivo. Ora, la complessità è tanta, quindi il rischio è di escludere il cittadino condomino da un ruolo attivo e partecipato nei processi di transizione energetica. È necessario quindi mettere il condomino al centro. Parliamo di condomini, ma parliamo anche di condomini. I condomini cioè sono persone. Le direttive europee, in particolare la RED 2, che è quella che norma tutto il tema delle comunità energetiche rinnovabili, è una normativa che pone al centro la persona. Quindi noi dobbiamo parlare di condomini, ma dobbiamo parlare di condomini, quindi delle persone che vivono nel condominio. Quindi c'è spazio e sono necessari meccanismi cooperativi virtuosi e modelli di business innovativi che consentano di abilitare logiche di redistribuzione locale. Parliamo di processi, come diceva l'ingegner Carciofo all'inizio, che hanno una grande redditività. È giusto che questa redditività si traduca anche in vantaggi per le persone e quindi si creino situazioni di sviluppo per gli ecosistemi locali.
è necessario dividere, cioè, diffondere le buone prassi. Quello che si sta imparando oggi, che si è imparato e si continua a imparare a Pinerolo, non deve essere una cosa che resti isolata. E qui direi è un approccio molto importante sia di Acea di Tecnotreni, questa apertura a una condivisione dei modelli. Perché uno potrebbe optare per una logica, come dire, di puro egoismo societario in cui io ho imparato, io gestisco, gli altri ripartano da zero. La logica invece è qui di una condivisione, ovviamente nel rispetto poi di quelli che sono le esigenze di ottenere margini economici, però è importante che la metodologia, gli approcci, le buone prassi siano diffuse. Questo è innovazione sociale, si parla molto di social innovation, ma sostanzialmente noi con gli autoconsumatori collettivi, con le comunità energetiche stiamo creando delle modalità per creare una capacità di gestione e di aggregazione sociale che crea posti di lavoro e stimola lo sviluppo e l'aggregazione delle imprese. Ora, gli obiettivi quindi, dicevamo, dell'associazione Atenes, qui c'è anche potete vedere l'indirizzo web, promuovere la centralità del cittadino condomino, supportare il rinnovamento e l'evoluzione del sistema edilizio residenziale, ispirare le azioni per la transizione energetica a quello che è il manifesto delle comunità energetiche promosso dall'Energy Center del Politecnico di Torino, che è un partner essenziale nella che ne parleremo infatti dopo. Poi supportare la definizione dei meccanismi cooperativi virtuosi e di modelli di business innovativi. Ora, andando in conclusione, qui vengo alla domanda che aveva, cioè alla sollecitazione che aveva posto il sindaco di Pinerolo prima. L'importanza di poter creare delle reti di condomini, di poter quindi estendere questi vantaggi su scala territoriale. C'è una forte correlazione fra il mondo delle comunità di energia rinnovabile e quella degli autoconsumatori collettivi. Detto semplificando, un autoconsumatore collettivo è una comunità di energia rinnovabile di un condominio, ma in realtà è sempre l'idea di mettere insieme persone e di ripartire i vantaggi della transizione energetica. Per cui l'obiettivo strategico di Atenes è aggregare gli autoconsumatori collettivi che si costituiranno non qui a Pinerolo, ma a livello nazionale, dando voce ai condomini e ai condomini, secondo una visione che venga dal basso di democrazia energetica basata sulla centralità del cittadino prosumer. Concludendo, ecco, lo schema strategico vede un gruppo di tre soggetti che in questa fase hanno promosso la nascita di Atenes, che sono Acea, Tecnozenit e la comunità di energia rinnovabile di Magliano Alpi. Ma l'obiettivo è che ci sia una continua cooptazione di nuovi partner, ma soprattutto la creazione di una rete di autoconsumatori collettivi a livello nazionale, in modo tale che a partire dall'anno prossimo, quando nel 2022 comincerà a essere recepita la direttiva 944, ci saranno delle regole per mettere in rete fra loro gli autoconsumatori collettivi e quindi di fatto creare delle comunità di comunità condominiali e quindi favorire appunto la centralità delle persone, secondo un'ottica di democrazia energetica che parta dal basso. Grazie. Adesso la parola a Maurizio Delfante, amministratore delegato di RSE, il Centro di Ricerca Pubblico sull'Energia. Buongiorno, benvenuto. Allora, facciamo il punto sul quadro regolatorio europeo, nazionale e regionale per capire se possono aiutare la diffusione di questi modelli di autoconsumo collettivo. Sì, grazie ai colleghi di Pinerolo per l'invito e per questa iniziativa. È sempre bello per noi che studiamo in vitro questo tipo di iniziative e poi poter venire sul territorio. RSE ha sede in Milano, per cui noi siamo il ramo di ricerca del gruppo GSE e da Milano a qui, con la mia auto elettrica, giusto in un paio d'ore, in modo sostenibile, sono venuto a vedere questa manifestazione e a parteciparvi. Quindi davvero complimenti per l'iniziativa, per essere arrivati con un tempismo notevole al risultato. Circa il quadro regolatorio faccio un minimo di panorama. RSE è attiva da oltre 2 anni sulla tematica, perché RSE lavora con dei piani triennali di ricerca, quindi con un certo anticipo, e abbiamo pubblicato delle manifestazioni di interesse tramite le quali abbiamo raccolto e studiato in maniera molto dettagliata e stiamo studiando in maniera molto dettagliata una serie di iniziative sia di autoconsumo collettivo
e tra l'altro Acea Pinerolese è nostra partner in uno di questi progetti, e una serie di iniziative di comunità dell'energia. Come è stato detto prima, un condominio in autoconsumo collettivo di fatto è una comunità dell'energia su scala un po' più ridotta e anche più facile da capire simbolicamente e visivamente. È un intero palazzo in cui, quasi sempre con i pannelli installati sul tetto o nelle vicinanze, riusciamo a renderlo energeticamente indipendente, e la chiave tecnica, che è già stata toccata prima, è un'elettrificazione spinta anche fino alla totalità dei consumi. Ebbene, il ruolo di RSE è proprio di studiare nel piano triennale di ricerca questo tipo di iniziative per determinarne in maniera analitica il più possibile dettagliata i benefici. Si badi bene, i benefici sono per il complessivo sistema nazionale e vengono quindi riconosciuti sotto forma di un ristorno di costi e poi di un incentivo esplicito a coloro che attuano queste iniziative. Quindi il ruolo di RSE poi in anni successivi rispetto a quando abbiamo iniziato è diventato ancora più ampio, perché per mandato di ARERA, proprio in preparazione del recepimento definitivo delle direttive europee che segneranno il quadro di regime di queste iniziative, stiamo appunto sul mandato di ARERA raccogliendo i dati anche tramite la capogruppo, cioè il GSE, di iniziative reali in campo come quella che abbiamo visto inaugurata stamani, per capire in maniera più dettagliata appunto quali sono i benefici e per ripercuoterli e rifletterli il più direttamente possibile verso i cittadini, che alla fine sono quelli che sotto forma collettiva animano questi tipi di iniziative. Parto da qui quindi per dire che stiamo operando, e gli operatori che in questo momento hanno dato vita alle iniziative, e qui siamo qui oggi a Pinerolo a celebrare la prima, si muovono in un quadro ancora non completamente definito, o meglio in un quadro di recepimento transitorio delle direttive europee. Speriamo che con il recepimento definitivo sia possibile, come ha appena detto il collega Olivero, ampliare anche la dimensione spaziale, il perimetro di queste iniziative. Vorrei richiamare il fatto che ciò che viene riconosciuto in termini di incentivi e di riconoscimento di costi è ovviamente legato al beneficio di sistema. Quindi è abbastanza evidente che più io rendo lasca e ampia la dimensione spaziale, e alcuni benefici sistemici sono un po' minori di quelli che abbiamo oggi nel perimetro ristretto del condominio. Banalmente, se ragioniamo in termini di quale viaggio fa l'energia per arrivare dai pannelli che stanno sul tetto alla pompa di calore che abbiamo visto stamani, che pure sta sul tetto, beh, quel viaggio è brevissimo. Se invece io immagino di produrla magari sul tetto di un'azienda 2 chilometri distante e consumarla sul tetto del condominio, alcuni ragionamenti vanno fatti circa l'uso delle reti, che ovviamente va remunerato. Aggiungo per completezza che non è non remunerando l'uso delle reti che facciamo un bene, perché quell'uso c'è, quel costo c'è, quindi qualcuno deve pagarlo, tutti dobbiamo pagarlo, dobbiamo capire come ripartire nella maniera più equa. Se non erro, nel settore del gas c'è questo meccanismo, è stato regolamentato? Sì, ci sono regolamentazioni simili anche nel gas. È un fatto un po' pionieristico quello che si sta facendo, cioè cercare di capire come ripartire opportunamente i benefici, in sostanza dare il giusto riconoscimento a chi attua le iniziative, evitare di creare un costo che si scaricherebbe sul resto della comunità. Comunità intendo la nazione, ovviamente. Ebbene, questo è il lavoro che sta facendo RSE, quindi volevo mettere un primo accento sugli aspetti di sistema. Non solo cerchiamo di determinare quali sono i benefici reali e operativi, ma cerchiamo anche di aumentarli. Come si fa ad aumentarli? È stato in parte accennato prima, per esempio con i sistemi di accumulo. Per esempio, molto importante, con un'opportuna informazione a coloro che fanno parte di una comunità dell'energia o di uno schema di autoconsumo circa i loro comportamenti. Sì, perché la chiave tecnologica della transizione è certamente l'elettrificazione. C'è anche una chiave comportamentale che forse non vediamo subito, ma è più importante. Io prima dicevo, sono venuto qui con l'auto elettrica, certo, però ho dovuto metabolizzare il fatto che prima di partire ho dovuto fare il pieno, durante il viaggio ho dovuto capire come comportarmi per essere sempre nelle vicinanze di una colonnina. Grazie a Dio l'autonomia ormai sale a 300-400 km, però c'è comunque sotto un cambio di pensiero. Se avessi voluto non pensare a nulla, venire qui rapidamente con un diesel 2000 di cilindrata, facevo prima. Invece tutti dobbiamo cominciare a capire che la transizione dipende anche dai nostri comportamenti. Quindi gli aspetti sociali, l'innovazione sociale a cui faceva prima riferimento il collega Olivero, è fondamentale per la transizione. Spendo un'ultima parola e torno quindi alla domanda sul ruolo della regolazione, la amplio un po', il ruolo della mano pubblica.
Qui mi fermo volentieri su alcune osservazioni. Abbiamo dei sindaci oggi, il sindaco di Pinerolo prima di tutti, che ci hanno ricordato come pubblico può anche essere un aggettivo positivo, può e deve essere un aggettivo che ci aiuta nella transizione. Se guardate un po' in dettaglio a quello che accade in questi giorni e settimane, penso al piano di recupero nazionale, penso agli investimenti che su scala continentale si stanno facendo, penso a quello che dice il presidente Biden in America, la transizione deve essere guidata con un'attenzione spinta, un ruolo però molto intenso della mano pubblica, che è il legislatore europeo che ha fatto le direttive, il legislatore nazionale che ha saputo recepirle in anticipo e con tempismo, e poi chi ha responsabilità di pianificazione sul territorio. Ci metto le regioni, e la regione Piemonte tempestivamente ha attivato un percorso legislativo regionale che complementa e complementerà i benefici delle comunità, e poi i sindaci e le istituzioni locali. Ecco, è soltanto mettendo insieme e mettendo in fila in maniera positiva tutti questi soggetti che secondo me riusciremo a far assumere alla transizione energetica con queste iniziative locali uno spessore molto importante. Non è l'unico per arrivare ai traguardi importantissimi al 2030, è una chiave importante che insieme con altre ci porterà fino alla transizione. Assolutamente, un minestrone fatto di tanti ingredienti, quello verso una società a basse emissioni. In collegamento dovremo avere Catiuscia Eroe, responsabile di energia di Lega Ambiente. Catiuscia, ci senti? Buongiorno, un'associazione, come sapete, da sempre in prima fila per una transizione, appunto una società a minor impatto ambientale, sempre accanto a chi innova e chi cerca di promuovere dal basso, dai territori, appunto un cambiamento di paradigma. Catiuscia, ho messo anche la vostra mascherina di Tartalov, la vede, mascherina riutilizzabile di Lega Ambiente, in vostro onore, come state? Tutto bene, l'ho notata subito la mascherina, mi volevo complimentare. Allora, comunità energetiche, condomini di autoconsumo da fonti rinnovabili, si è concretizzato un po' quello che è nella visione di Lega Ambiente? Assolutamente sì, diciamo che sono temi di cui il tema dell'autoconsumo, poi credo che la prima volta che ne abbiamo parlato era nel 2009, quindi sono passati tantissimi anni, e in questi anni abbiamo lavorato tanto sul tema dei comuni rinnovabili, delle comunità energetiche, abbiamo spinto tanto per ottenere un risultato che rappresenta un pezzo di rivoluzione energetica che il nostro paese dovrà affrontare. Associato poi a quello, quando parlo di comunità energetica, autoconsumo collettivo, quindi tutto il temone sta insieme, associato poi a quello dell'efficienza energetica, noi diciamo sempre che sono due delle politiche di welfare, di sostegno alle famiglie più importanti che si possono fare e che si devono fare per aiutare le famiglie, per aiutare l'ambiente, per ridurre le emissioni. Ci sono tantissime le ragioni per la quale è importante parlare di questi temi. Giusto un numero, il potenziale delle comunità energetiche in Italia è intorno al 17 giga, che equivalgono al 30% dell'obiettivo climatico raccontato nel nostro PNIEC, che poi dovrà essere aggiornato, quindi è un valore decisamente importante che si affianca, come è stato detto precedentemente, a un valore sociale immenso. Noi siamo un po', ad esempio, sul superbonus siamo un po' critici, non tanto sul valore sociale, ma tanto molto sul valore ambientale, sulle opportunità che si possono invece cogliere ancora di più, no? Nel senso che oggi abbiamo in questo paese oltre 12 milioni di edifici residenziali costruiti prima di qualsiasi norma sulle efficienze energetiche e sull'antisismica, quindi immaginate che lavorone dobbiamo fare. Però siamo anche nelle condizioni di poter ottenere molto di più di un semplice salto di classe, di due classi energetiche. Oggi in questo paese esistono condomini con numerosi appartamenti che arrivano a classi energetiche molto più elevate, alla classe A, alla classe A4, con un dato importantissimo, cioè portare le nostre case da una classe F a una classe A vuol dire consentire alle famiglie che vivono lì dentro di risparmiare circa 1.500 euro l'anno, che è tanta roba, soprattutto in un momento di difficoltà economica, di difficoltà sociale, noi in cui abbiamo la necessità anche
di aiutare le famiglie ad avere una maggiore capacità di spesa, anche per aiutarle ad investire nell'innovazione energetica, perché poi tutto questo richiede investimenti. È vero che esiste la cessione del credito, è vero che esiste lo sconto in fattura, ma non è tutto coperto lì dentro, ci sono dei pezzi che le famiglie di spesa che devono sostenere. E rispetto ad esempio ai numeri di grande successo di richieste del super bonus, che sono aumentate rispetto all'eco bonus oltre il 500%, rischiamo che questi siano benefici che vadano soltanto purtroppo a una certa parte delle famiglie italiane, quelle che oggi se lo possono permettere. Invece noi dobbiamo fare un lavorone immenso, la politica su questo ci deve aiutare, per aiutare anche quelle famiglie che oggi sono, ci sono almeno 2 milioni di famiglie che vivono in condizioni di precarietà energetica, più quelli che ci sono in povertà assoluta, che vanno assolutamente aiutati. Ad esempio nel PNRR che è stato presentato si è dato forza giustamente ad esempio ai piccoli comuni e alle aree rurali, no, per lo sviluppo delle comunità energetiche, per massimizzare il beneficio ambientale e sociale. Però ad esempio non ci dimentichiamo delle periferie, e non dimentichiamoci di quanto comunità energetiche, efficienza energetica e riqualificazione dei condomini, degli edifici, che non sono soltanto i condomini, ma abbiamo scuole da riqualificare, abbiamo uffici, abbiamo un mondo di edilizia che dobbiamo riqualificare, sono un'ottima occasione per ripensare anche a una rigenerazione urbana che riguarda anche i tanti servizi che noi abbiamo e che dobbiamo mantenere nei nostri territori. Tra questi si è parlato della mobilità, ma io ci associo quello dei rifiuti, perché poi lì Acea Pinerolese svolge un ruolo importante anche su questo. E quindi ci sono tantissimi temi sulla quale insomma si può, certo, lavorare e si può migliorare anche in virtù dei ricepimenti che speriamo arrivino presto. Grazie Catuscia, responsabile energia di Lega Ambiente. A presto. Adesso abbiamo in collegamento Romano Borchellini, referente e rettore per l'Energy Center del Politecnico di Torino. Prima qualcuno ha parlato del manifesto delle comunità energetiche proprio realizzato dal Politecnico di Torino. Adesso volevo capire qual è, insieme al professor Borchellini, il ruolo di questo manifesto, insomma. Eccolo, sì. Ci sono. È che mi apparite, buongiorno, scomparite così all'improvviso, non c'è una transizione in corso, insomma. No, la transizione c'è, per fortuna. Innanzitutto buongiorno a tutti. Oltre al mio di saluto porto anche quello del rettore, che diciamo, aveva proprio piacere di essere presente, ma purtroppo impegni concomitanti ne hanno impedito la presenza. Il manifesto sulle comunità energetiche, devo dire innanzitutto insomma che riscontro con piacere che il manifesto insomma sta agendo diciamo da promotore o catalizzatore di una serie di processi virtuosi come quello diciamo che viene presentato qui oggi a Pinerolo. Nasce dal fatto che come Energy Center noi ci siamo diciamo, abbiamo subito intravisto le potenzialità dietro le comunità energetiche e gli autoconsumatori collettivi. E nasce dal fatto che proprio diciamo, enti locali, associazioni, cooperative ci sollecitavano a ragionare e a capire come si poteva procedere in quella direzione. E diciamo, questi ragionamenti, questi incontri hanno portato appunto al manifesto. Io, così, se mi permette, vorrei anche aggiungere che in realtà oggi, secondo me, un po' chi mi ha preceduto lo ha sottolineato, in particolar modo Del Fanti, ma io credo che bisogna osservare che prima diciamo, abbiamo avuto la creazione della comunità energetica a Magliano, adesso il primo condominio di autoconsumatore collettivo, cioè tutto questo sta avvenendo in un contesto che tutto sommato ha delle diciamo, peculiarità. Come è stato ricordato, la regione si è mossa per diciamo, integrare o comunque dare una propria interpretazione normativa a quello che già era avvenuto. Quindi abbiamo avuto, se volete, l'Europa, poi il governo centrale che comunque si è mosso
per tempo, dopodiché localmente la regione, e oltre alla regione io mi permetto di dire che metterei all'attenzione anche il fatto che comunque c'erano delle aziende, delle attività, vedi il progetto Energeia, che hanno permesso, no, di far di procedere in questa direzione. Assolutamente, cosa non è un caso quando in un determinato territorio nascono tutte queste iniziative, c'è sempre una commissione tra pubblico, privato e aziende che fa parte, ricerca come voi, che fa partire un meccanismo, insomma. Esatto, allora diciamo è molto importante, insomma, sottolineare che per andare avanti, cioè questo io lo prenderei proprio come un elemento importante per quanto riguarda la transizione energetica, cioè parlare di transizione energetica vuol dire creare queste condizioni, che sono condizioni ovviamente non solo culturali, tecnologiche eccetera, ma sono ovviamente anche sociali, come abbiamo anche ricordato, no? Quindi arrivare a questo sono passaggi secondo me importanti. Il fatto di farlo comunque dimostra che si può fare, cioè che è un percorso fattibile, certo, in cui possiamo credere. Bisogna ovviamente mantenere attenzione man mano che si procede. Che cosa voglio dire? Beh, bisogna mantenere attenzione per esempio ai messaggi, perché la parte diciamo sociale su questo è attenta, cioè ai cittadini dobbiamo mandare dei messaggi che non siano anche alle volte contraddittori o comunque confusi, deve essere abbastanza chiaro qual è il tragitto che si ha in mente di percorrere in questa transizione. E in questo anche come Energy Center noi cerchiamo di essere di supporto, diciamo nasce proprio Energy Center per riuscire ad analizzare gli scenari energetici non solo nella dimensione tecnologica, esclusivamente tecnologica, ma andando a mettere insieme le diverse dimensioni che compongono il problema. Le faccio un esempio, guardi, noi oggi abbiamo, io ho trovato molto interessante ascoltare gli interventi, come sempre, perché uno impara molte cose stando a sentire soprattutto chi fa le cose. Quindi che cosa succede? Se uno ascolta oggi questi interventi, arriva a vedere uno scenario praticamente prevalentemente elettrico. Cioè elettrico al 100% come futuro, per capirci. Sì, ma se non altro a livello domestico, non abbiamo parlato di mobilità. Anche di mobilità abbiamo parlato. Però se lei domani si trova a moderare un'altra riunione sull'idrogeno, le verrà proposto che l'idrogeno serve per la mobilità, serve per le acciaierie, serve per i cementifici, serve per essere iniettato in rete. Ed è tutto corretto. Ed è tutto vero quello che voglio dire. Io non sto dicendo che stiamo dicendo delle cose errate, però bisogna tenerle insieme. Bisogna riuscire ad avere una visione completa, perché il messaggio alle persone, ai cittadini, perché poi nascano queste cose, perché queste cose nascono poi sui singoli. Questa è la cosa importante. Sono i singoli poi che fanno queste scelte e che si devono battere, per esempio, con l'amministratore di condominio perché si muova a farle, perché quello sarà un altro passaggio molto importante, secondo me, sulla questione autoconsumatori collettivi. Ebbene, per ottenere questo, secondo me, dobbiamo avere questa capacità di visione completa e, diciamo, noi cerchiamo di aiutare in questa direzione. Assolutamente. Grazie mille a Romano Borchiellini. Abbiamo parlato tanto della prima comunità energetica rinnovabile, quella di Magliano Alpi, e con noi il sindaco di Magliano, Marco Bailo. Buongiorno, benvenuto. Il ruolo della prima, appunto, CER, la prima comunità energetica rinnovabile in Italia, il ruolo come diciamo precursore di questo percorso che oggi fa un ulteriore passo in avanti. Sì, esatto. Buongiorno a tutti. Noi siamo riusciti a costituire nel mese di dicembre questa prima comunità energetica rinnovabile e è un grande orgoglio per noi. Siamo anche noi partiti dall'adesione al manifesto dell'Energy Center del Politecnico di Torino, che citava adesso il professor Borchiellini, e questo ha un po' dato il là a quello che è stato il nostro progetto, per poi lavorarci seriamente nell'autunno dopo il lockdown e arrivare così a questa prima costituzione nel dicembre del 2020. Siamo decisamente soddisfatti perché il nostro obiettivo per il 2021 era quello di replicare il nostro modello
Ci stiamo riuscendo, abbiamo avviato diverse collaborazioni con i comuni vicini ma anche con altri comuni al di fuori della regione Piemonte. Io credo che proprio il ruolo fondamentale dell'amministrazione pubblica, siccome non è quello di far business ma è quello di andare incontro alle esigenze dei cittadini, come è stato detto dai relatori precedenti, sicuramente io dico sempre il sindaco o comunque l'amministratore che è vicino al territorio deve prendere per mano il cittadino e accompagnarlo verso quelli che sono questi nuovi progetti che sicuramente ci vedranno coinvolti, come ricorda anche il PNRR, nei prossimi 2-3 anni. Sicuramente il mio applauso anche al sindaco di Pinerolo, a Luca, che è stato bravo a partire con questa iniziativa. La vogliamo replicare anche noi. La nostra dimensione ovviamente è molto più piccola, Magliano Alpi è un comune rurale di 2200 abitanti, ma abbiamo noi anche qualche condominio o comunque nei paesi vicini ci sono, e quindi sicuramente trarremo spunto da quella che è stata l'esperienza pinerolese per poterla replicare anche nel nostro territorio. Oggi io quello che dico sempre nelle varie videoconferenze in cui incontro tanti amministratori, dico, è forse il momento di salire sul treno vincente. Quello che ci aspetta nei prossimi 2 anni, questa grande attenzione verso la transizione ecologica e anche comunque l'afflusso di denaro che arriverà dalla comunità europea, probabilmente ci permetterà di svoltare pagina con grande forza e con grande efficacia. Assolutamente. In conclusione abbiamo il collegamento di Paolo Dermo del comitato di indirizzo di IFE, che è segretario generale del WEC, ovvero World Energy Council Italia, che promuove l'uso sostenibile di energia per l'aumento del benessere della collettività. Allora, buongiorno dottor Dermio. Grazie, buonasera. Qual è il vostro ruolo per la transizione energetica? Allora, anzitutto mi fa piacere fare prima una precisazione. Il World Energy Council è un'organizzazione internazionale. Oggi mi piacerebbe condividere con voi un ragionamento, lasciatemi l'aggettivo, globale, cioè dal globale al locale. Noi raccogliamo in circa 80 paesi grandi organizzazioni energetiche, ma anche le istituzioni, quindi i policy maker, e anche l'Accademia, ad esempio in Italia, l'Energy Center è associato al World Energy Council Italia. E a livello internazionale devo dire che tutte le cose che abbiamo ascoltato qui oggi, quindi a livello global, sono traiettorie che già qualche anno fa, già da qualche anno, tutto il settore energetico sta seguendo. In particolare, noi le chiamiamo le 3D della transizione energetica, no? Digitalizzazione, decentralizzazione, decarbonizzazione. Queste 3D sono contenute nel paradigma dell'autoconsumo collettivo. Quindi quello che stiamo discutendo qui oggi, quello che accade a livello molto locale a Pinerolo, quello che è accaduto anche a Magliano Alpi, è un fenomeno che in realtà è un fenomeno globale, non è un fenomeno che tutto il settore energetico internazionale sta seguendo. Fatta questa considerazione, il nostro network multi-stakeholder, come dicevo prima, quindi dalle istituzioni all'Accademia, alle aziende, alle associazioni anche che appartengono alla nostra associazione, hanno trovato molto opportuno in questa fase, insieme soprattutto al professor Borchiettini e al Politecnico di Torino, che ringrazio, di avviare il Forum Italiano delle Comunità Energetiche, l'Italian Forum of Energy Communities, che si pone l'obiettivo appunto di quello che dicevamo un po' qui prima, cioè di mettere in rete le esperienze concrete che stanno nascendo. Magliano Alpi, ringrazio il sindaco e la comunità energetica di Magliano Alpi, ha aderito da subito al Forum Italiano delle Comunità Energetiche. Si propone, diceva, di mettere in comune, in network, queste esperienze per poi anche promuovere verso le istituzioni, il legislatore. Abbiamo anche un'interlocuzione col senatore Girotto su quello che può essere l'evoluzione normativa positiva per facilitare la creazione di comunità energetiche a livello locale. E in tutto questo paradigma, in cui io sono partito appunto dal global, noi come World Energy Council e anche come Italian Forum of Energy Communities siamo convinti che il tema dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche aiuti pure a fare una cosa molto importante, cioè a umanizzare la transizione energetica. E cosa intendiamo per umanizzare? Cioè il consumatore, il cittadino, oggi ha quindi per agire sostanzialmente su quelle che sono traiettorie che ci sembravano fino a qualche anno fa guidate
a livello internazionale da grandi gruppi, solo da grandi gruppi energetici. Oggi c'è anche bisogno anche dei grandi gruppi energetici, così come anche grandi aziende come Acea, no? Abbiamo visto oggi, si mette nei panni del cittadino, si mette al fianco del cittadino, cioè c'è una propensione a capire come l'utente finale, quali sono i bisogni dell'utente finale, su quali sono le sue preferenze. Quindi questo è molto importante, anche questo approccio del settore energetico verso il capire meglio la domanda, e dall'altro lato ancora più importante l'esistenza oggi di tecnologie e strumenti che ci consentono di rendere il cittadino protagonista. Quindi noi abbiamo da subito accolto insieme al Politecnico di Torino Energy Center l'occasione per avviare il Forum Italiano delle Comunità Energetiche, a cui devo dire stanno aderendo innanzitutto Maiano Alpi, ringrazio ancora, abbiamo Enea come technical partner, abbiamo anche l'Agenzia dell'Emilia Romagna per l'energia e l'ambiente, e anche i gruppi energetici ci stanno chiedendo, insomma grossi gruppi energetici ci stanno chiedendo di aderire come partner per discutere con i cittadini, con i territori, come fare avanzare questo tema. Quindi vi ringrazio oggi anche per l'invito e l'opportunità di aver potuto, insomma, raccontarvi che 3 settimane fa è nata questa nuova realtà. Grazie a lei. Allora, in conclusione, innanzitutto ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, tutti i nostri ospiti e relatori presenti in sala e in quelli in collegamento. Poi, se la regia mi conferma, dovremmo avere un'animazione finale. Non so se il Presidente Girotto vuole dire qualcosa su questa animazione, che dovrebbe raccontare in maniera semplice che cosa sono le comunità energetiche, corretto? Sì, sì, perché naturalmente qui abbiamo sentito parlare molti esperti e chiaramente non tutte le cose sono così facilmente capibili, però il concetto è molto semplice. L'animazione l'ho realizzata, diciamo, personalmente per cercare di rendere quanto più possibile semplice la comprensione dei principi di base. Voglio ricordare orgogliosamente che questa è una normativa assolutamente marcata 5 stelle, perché la direttiva europea è stata modificata da un nostro europarlamentare Movimento 5 Stelle e il recepimento appunto anticipato è stato fatto con degli emendamenti a mia prima firma che poi sono passati all'unanimità, quindi parliamo anche di emendamenti di uno strumento assolutamente condiviso da tutto l'arco parlamentare, a riprova che quando si fa risparmiare il cittadino, lavorare l'impresa in modalità sostenibile e tutelare l'ambiente, sono tutti d'accordo. Quindi il video, l'animazione è pensata per cercare di rendere quello che ci siamo detti in questa oretta e mezza il più semplice possibile. Perfetto, allora ce lo gustiamo. Un saluto da Pinerolo, grazie per essere stati insieme a noi. Il sole ci regala enormi quantità di energia ogni giorno. Energia che se riuscissimo a catturare sarebbe più che sufficiente per ogni esigenza umana presente e futura. I pannelli fotovoltaici eseguono tale compito, trasformando una parte della luce in energia elettrica. In Italia già centinaia di migliaia di abitazioni, fabbriche, scuole, municipi hanno installato degli impianti fotovoltaici e l'energia da essi prodotta serve per far funzionare elettrodomestici e in piccola parte attualmente anche processi industriali. Sino a pochi mesi fa, però, le leggi italiane hanno di alimentare solo l'abitazione o la fabbrica sopra la quale era installato. Per questo motivo, quando le famiglie vanno al lavoro o a scuola, e cioè proprio durante le ore in cui il sole è alto e quindi la produzione di energia elettrica è al massimo, la corrente non richiesta dagli elettrodomestici deve uscire di casa e iniziare un viaggio lungo la rete pubblica. Le conseguenze di ciò sono decisamente negative. Infatti, nel suo viaggio lungo la rete elettrica, una sensibile parte di energia, circa il 7%, viene persa, trasformandosi in calore che va a riscaldare l'atmosfera, accelerando gli sconvolgimenti climatici. Un'altra conseguenza negativa è che durante le ore centrali della giornata, quando il sole è al massimo, può succedere che la produzione di corrente elettrica sia superiore al fabbisogno di quel momento. Quando ciò accade, si è costretti a spegnere una serie di impianti di energia rinnovabile, perché
perché non si sa dove impiegare l'energia prodotta. Inoltre, poiché il fabbisogno di milioni e milioni di famiglie, fabbriche, ospedali e qualsiasi altra cosa che usi l'elettricità varia di continuo, è necessaria una costante e complessa operazione di aggiustamento della produzione. Questi continui aggiustamenti, necessari per adattare la produzione ai bisogni degli italiani, istante per istante, costano miliardi di euro ogni anno e sono pagati dalle bollette di tutti noi. Ma oggi le cose sono cambiate. Una legge votata a febbraio 2020 consente di creare le comunità energetiche, vere e proprie comunità in cui è possibile per i cittadini, enti pubblici ed imprese unirsi per costruire assieme impianti di produzione di energia rinnovabile, condividendone poi l'energia prodotta. Questo significa, ad esempio, che in tutti i condomini si può finalmente installare un impianto fotovoltaico condominiale sul tetto, così che tutti gli appartamenti che hanno scelto di far parte della comunità possano condividere l'energia che produrrà ed avere quindi un consistente risparmio sulla bolletta, circa il 20%. Questo perché sole e vento non vogliono essere pagati. Ma il risparmio non si limita a questo. Infatti l'Europa e l'Italia vogliono sostituire al più presto le fonti fossili con quelle rinnovabili, naturalmente per limitare gli effetti devastanti degli sconvolgimenti climatici in atto. Considerato questo e il fatto che la produzione di elettricità da fonti rinnovabili determina un abbassamento del costo generale dell'energia, l'Italia ha deciso di incentivare economicamente le comunità tramite il versamento a ciascuna di esse di un premio in denaro su tutta l'energia che verrà autoconsumata all'interno della comunità dal momento della sua nascita e per i successivi 20 anni. Le comunità energetiche non si limitano affatto ai condomini. Al contrario, chiunque può farne parte. All'interno di qualsiasi edificio o gruppo di edifici, sia residenziali che pubblici o aziendali. Pertanto, tra tali soggetti, si possono costruire per esempio comunità di quartiere, comunità di condominio, comunità agricole, comunità di borgo, eccetera, eccetera. Queste comunità potranno anche usare l'energia prodotta durante il giorno dagli impianti a fonte rinnovabile per caricare delle batterie, in maniera da utilizzarla ad esempio durante le ore notturne, diminuendo quindi l'acquisto di energia dai fornitori tradizionali. È importante ricordare che la gestione delle comunità sarà sempre del cittadino, perché la legge stabilisce che la comunità non può mai diventare un'impresa con lo scopo di lucro, ma dovrà sempre rimanere uno strumento per condividere i risparmi derivanti dalla produzione collettiva di energia rinnovabile. La legge stabilisce in maniera inderogabile che tutte le decisioni relative alla vita della comunità saranno prese dai suoi membri. Saranno quindi cittadini ed enti pubblici a stabilire dove costruire l'impianto, quale tecnologia usare, quanto grande farlo, chi lo progetta, chi lo costruisce, chi lo monitora e ne fa la manutenzione e come verranno suddivisi i benefici tra i vari membri. Tutte queste decisioni saranno sempre prese dalla maggioranza dei membri della comunità e sempre col divieto di fare del profitto l'obiettivo primario della comunità stessa. Inoltre, i vantaggi non sono solo per i membri della comunità energetica, perché aumentare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili contribuisce a far diminuire il prezzo all'ingrosso dell'energia, a beneficio di tutti gli italiani. Grazie alle comunità energetiche, tutti noi possiamo contribuire a rendere l'Italia e il pianeta un luogo più pulito, più giusto, più pacifico. Fai la tua parte.